accogliere il primo ospite di oggi, cioè Antonietta la Terza. Diamole il benvenuto. Eccomi qui. Passo dietro. Ciao Antonietta, ciao. Ciao. Come stai? Allora, questo te lo tengo io. Stai bene? Sto benone. Benissimo. E allora, la cosa importante, facciamo vedere quest'ultimo lavoro di Antonietta la Terza. Eccolo qui. Donne a Marrakech, peraltro una foto bellissima, prodotta da Guido Elmi. Tu hai delle cose importanti da dire, tra cui donna a Marrakech, donna in tutti i sensi. Vai Antonietta. Sì, certo. E come vedi, dimostro, sono la testimonianza diretta della voglia di fare musica da parte delle donne italiane, cosa che purtroppo non è tanto facile. È vero, non è facile. Ecco, perché io sono autrice dei testi, delle musiche. E infatti tu sei una musicista, io forse qui sono in una posizione un po' infelice, sei una musicista a tutto tondo, perché scrivi i testi, scrivi tutta le parole. Tonda. Tutta tonda, scrivi le parole, quindi voglio dire, sei una musicista vera e propria, una musicista assolutamente completa. Adesso non esageriamo, però sicuramente ho questa gran voglia di esprimermi direttamente proprio a me stessa. Ecco, quindi ho il grande privilegio di cantare quello che sento veramente sul serio. Allora Antonietta, ci sono due cose importantissime da dire che vorrei sottolineare. Una, che hai scritto una canzone con il bravissimo Francesco Guccini, ed un'altra cosa ancora più importante, che presto parteciperai, farai una cosa insieme a Victoria Williams, grandissima cantautrice americana, anche lei una musicista a tutto tondo, tutta tonda anche lei, come tutte noi donne del resto, che è venuta anche qui da noi, molto molto brava. Parlaci un po' di questa iniziativa, Antonietta. Ma si tratta di Sirena Project. Sirena Project è un'iniziativa che vuole collegare fra di loro, cominciando da internet, tutte le donne con handicap che si esprimono attraverso la musica. Uh-huh. E faremo un concerto alla metà di giugno a Verona. Uh-huh. E quindi sono molto contenta, è un'esperienza pilota in questo senso, vedremo un po' come queste donne esprimono la loro diversità e la loro voglia di vivere e di esserci. Io intanto però vorrei presentare Luca Testoni. Allora, presentiamo Luca Testoni, però ecco. Salutiamo anche allora un applauso. Ragazzi, capisco che è lunedì, vi siete svegliati da poco dopo il weekend, ma fino a questo punto. E Antonietta, mi sembra che tu volevi anche salutare il resto della tua band, perché tu hai una band vera e propria, che sono oggi non sono qui con noi, sei arrivata in versione ridotta. Sì, sono tutti maschietti, pensa che bello, finalmente mi sento padrona del campo, capito? Tutti maschi intorno a me. E voglio salutare Cristiano, Alessandro, Cesare e Maurizio, che adesso sono a Bologna e ci stanno guardando. Ciao, ciao, ciao. Allora, ciao. Facciamo anche a loro un applauso. Allora, questo donna a Marrakech, io sono contenta che tu sia qui, però Antonietta, detto tra me e te, tu non volevi fare anche un mini appello? Vabbè, sì, beh, l'appello è di trovare una casa discografica di idee moderne, di idee che abbiano la sensibilità dell'oggi, cioè la nostra sensibilità, e quindi aperta a produrre e a farmi cantare, a farci cantare le nostre cose più profonde, più segrete, come per esempio la nuova canzone che canterò oggi, che non è nel disco Donne Marrakech, perché l'ho scritta poco tempo fa. E infatti questa è un'anticipazione, questo è un regalo, sì, che fai a noi di Segnali di Fumo. Un regalo, scusate, è un po', vi ho usato un po' come cavia, perdonate. Ma va bene, cioè noi siamo sempre aperti alla sperimentazione. So che siamo tra amici, ho detto, se Blue Girl non la faccio a Segnali di Fumo, forse non lo farò mai in vita mia. Benissimo, Antonietta, sono contenta che tu sia qui. Allora, Blue Girl, Antonietta la Terza, Segnali di Fumo, grazie. Blue Girl, dedicata a tutte le ragazze che vivono nel blu. In particolare a una ragazza che si chiama Vanessa. Madison Square, notte in città, e l'avvenida nel boulevard. Vai, corri a prendere te stessa, cerca nella tua bellezza. Grattacieli,
sei tu. Ho tua madre che ride nello specchio brutto. Mi sembra, tu hai detto faccio questa Blue Girl, vediamo se riesce l'esperienza. È riuscito e quindi facciamo un'altra cosa. Facciamo un'altra cosa, Antonietta. Grazie, grazie, arrivederci. Va bene, a questo grazie, punto... grazie tante. E allora a questo punto telecomando naturalmente con Sbocca. I corti latino Monti Lorenzini e poi io vado all'altro studio per Ice Power 2000 Adventure. Ci vediamo subito dopo. Ciao! Ciao! Vai, Monti!